Bentornati in questo nuovissimo, interessante video. Allora, settimana scorsa e le ultime settimane sono usciti un paio di video per upgrade, soprattutto per l'assetto che abbiamo montato. Per chi non avesse visto il video, vi lascio il video sia del test drive che del montaggio dell'assetto ABAC Pro Kit, un bijou. E a questo punto facciamo un lavoro che sto rimandando letteralmente da quest'estate, ma a questo punto la situazione sta diventando un pochettino complicata. Prego, inquadri la situazione. Allora, abbiamo necessità di sostituire dischi e pastiglie posteriori, perché potete ben vedere che, a parte il disco essere bello che bruciacchiato dal mio utilizzo non tanto consono del mezzo, e soprattutto la pastiglia è praticamente finita. Allora, mi sono già provato in questa situazione, perché sino a questo punto la situazione non è per niente difficile o complicata. Mettiamo la macchina su click, togliamo il cerchio, è molto classico. Poi con un cacciavite facciamo leva per togliere il perno che tiene la pinza in posizione, in sicurezza. Togliamo dietro con un cacciavite a taglio questi tappini in gomma che servono per proteggere le guide della pinza. E poi procediamo con lo smontaggio. Allora, prima di smontare vi faccio vedere che cosa ho preso da sostituire. Dischi ATE. Non male, e pastiglia Brembo, la stessa copiata che ho l'anteriore. Non mi trovo male, non ha problemi di fading, non si scaldano troppo e la potenza frenante è onesta. Non è... Ricordiamo che comunque la macchina non pesa tanto, per fortuna. In questo video, se riusciamo a farlo, non sarà un tutorial, mettiamolo in chiaro, e proviamo a sistemare il problema del freno a mano, molto comune per BMWisti, serie 1, serie 2, serie 3, tutti che hanno il freno a mano così con qualche chilometro, perché non frena niente. In teoria il freno a mano della serie 1, dopo ve lo farò vedere, ha praticamente due ganasce interne al tamburo. Forse prendiamo quello nuovo, si capisce meglio. Due ganasce interne che vanno a fare presa, non serve il cerchio, che vanno a fare presa esattamente su questo punto del disco, andando a frenare di conseguenza la macchina. Quelle ganasce si tendono o a usurare e quindi sono da sostituire, oppure nella maggior parte dei casi si può optare per il ritiraggio, non so se si dice così, ovvero riregolare la molla che tiene in tensione le ganasce in base agli scatti che faremo davanti con la leva del freno a mano. Detto questo, procediamo col montaggio, che comunque ce n'è da fare. Quindi allora, prendiamo... per andare a montare il supporto della pinza dobbiamo prendere una esagonale da 7 e inserirla direttamente nel supporto dove c'era il gommino, svitare in senso antiorario finché la guida non è completamente uscita, e a questo punto sfilare la pinza. Mollati i supporti, in teoria la pinza con un po' di magheggi dovrebbe uscire. Guardiamo le condizioni delle pastiglie. Vabbè, dai, qualche chilometro lo facevano ancora. Sono un po' cotte, effettivamente. Che marca sono, tra l'altro? MS Germany, non saprei che marca... che marca siano, sinceramente. Comunque, le condizioni, diciamo che potevano forse anche non essere sostituite adesso. Tuttavia, la potenza frenante del posteriore è abbastanza irrisoria rispetto all'anteriore, con l'impianto ovviamente nuovo. A questo punto, la pinza la possiamo posare per evitare di stirare troppo sull'idraulica e mandare a rimuovere il disco, cioè la pinza. Prendiamo un cricchetto medio con una 16. Se non avete la 16 per il cricchetto grande, prendete il cricchetto medio con l'adattatore per il grande e vediamo se si svita a mano. La maggior parte delle volte i supporti delle pinze sono belli tosti, quindi potrebbe essere comodo l'utilizzo di un avvitatore a percussione, però vediamo come andrà. Ok. Una volta mollato il supporto della pinza con, vi consiglio, un avvitatore e un bullone da 16, togliamo direttamente il supporto per la pinza. Dopo, quando andremo a rimettere quelle nuove, dobbiamo andare a pulire le slit. Quindi direttamente in questo punto, munendoci di una spazzola di ferro, sia qui che qui, perché saranno le sedi dove scorrerà direttamente, ve lo faccio vedere sulla pinza vecchia, in questo modo, la pastiglia, quando si andrà a frenare. Sto facendo questo gioco, quindi è importante pulire tutta la sede per evitare che ci sia un possibile fischio dei freni. A questo punto, esagonale da 6, colpo netto, possibilmente, e andiamo a mollare il disco. Per sicurezza ci serve un bullone della ruota, non so dove cazzo sono finiti.
da mettere per non far uscire il disco, cadere il disco per terra. Tanto anche se cade, il cameraman dice non succede niente, c'ha ragione. Scusi cameraman, che è il momento della verità. Ok, mollato il dado di sicurezza, ci serve a questo punto un martello. Una volta aver tirato una quantità improponibile di colpi, abbastanza duri, vi consiglio di iniziare magari sulla base del disco, senza colpire il mozzo e magari un pochettino di colpi nella parte più esterna per fare leva. Il disco è uscito con una quantità di ruggine improponibile dentro. Io avrei un dubbio, ma mi sa che non ci risponderanno. Questo disco sarà ancora quello originale? Non lo so, perché l'hanno verniciato di nero. Però, a giudicare dalla quantità di sporco che c'è dentro, potrebbe tranquillamente essere ancora il suo. A questo punto, parte fondamentale del procedimento: pulire il mozzo con una spazzola di ferro. Tutto quanto, dobbiamo cercare di rimuovere al più possibile tutta questa ruggine. E guardiamo anche il sistema delle ganasce, che dovremo innanzitutto andare a pulire con un po' di carta vetrata sulla superficie. Poi, dopo, dovremo andare a fare una sorta di giochetto, ovvero andiamo a rimontare innanzitutto il disco e dovremo andare a lavorare direttamente da qui. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Facendo, eccolo qua, girare questa corona, ok? Gli facciamo fare un paio di scatti in senso antiorario o orario. Dobbiamo comunque riuscire ad avvitarla. Sino a che dentro con tre scatti non riusciamo più a far girare il disco. A quel punto torniamo indietro di due denti in modo tale che il disco sia libero e proviamo a vedere se tirando il ferro a mano si blocca completamente. Fatto ciò, prima di arrivare a questo passaggio, puliamo tutto quanto, puliamo le ganasce con un po' di carta vetrata e vediamo un po' come migliora la situazione. Procedimento che non fanno in tanti, ma vi consiglio, è di andare a mettere un pochettino di grasso sulla parte del mozzo, adesso lo mettiamo, sulla parte del mozzo e soprattutto dove c'è poi il cuscinato a ruote, in modo tale che se poi dovremo andare a fare più avanti un cambio di dischi pastiglie o qualsiasi cosa, sarà più comodo la rimozione del disco senza che si formi ruggine tra le due superfici. Vi consiglio di usare un pennello per non esagerare, dovete mantenere proprio poco poco, giusto per non far attaccare il tutto. Vi consiglio un grasso abbastanza generico, in realtà non è... L'importante è metterne un pochettino. Ok. Fatto ciò, prendiamo i nuovi pernetti di fissaggio, che dovrebbero essere identici a quelli vecchi, esatto, sono sempre un esagonale da 6. Memorizziamo il punto in cui comunque è la corona e andiamo a inserire il disco nuovo. Mi serve anche un bullone ruota, eccolo lì. Così. Ok. Mettiamo un bullone ruota al volo per tenere fermo il disco mentre mettiamo poi il bullone di fissaggio. Poi bullone di fissaggio direttamente. Ricordiamoci che questo qua non è necessario stringerlo tanto, perché sarà solo un supporto per tenere il disco in posizione quando non c'è la pinza o le pastiglie. Ok. Ecco, a questo punto si sono beatamente corrotte le clip per la fase di rimontaggio delle pastiglie, tuttavia il procedimento è abbastanza semplice ed intuitivo. Andiamo a ribloccare la staffa della pinza con i bulloni da 16, prima li mandiamo in battuta magari con un avvitatore, poi li controlliamo con la cricchetto grande. Successivamente andiamo a inserire la pastiglia all'interno del pistoncino della pinza, come l'abbiamo tolta precedentemente, e la seconda pastiglia direttamente sui pattini delle guide. Del lato esterno. A quel punto stringiamo anche le due guide della pinza con l'esagonale da 6, sino a che poi non dobbiamo andare semplicemente a rimettere la clip frontale, che si può mettere tranquillamente con una pressione delle dita. Una volta completato il montaggio del disco con le pastiglie, cameraman, prego, venga a dare un'occhiata.
Allora, per quanto riguarda il settaggio del freno a mano è un po' un casino, ci sono da fare diversi tentativi, sia andando a mollare che tirare. Per capirsi comunque, nella corona che vi ho fatto vedere prima, il passaggio per andare ad allargare la corona è verso l'alto, mentre per stringerla è verso il basso. Quindi innanzitutto andate in battuta per fino a che non riuscite più a girare il cerchio. A quel punto, non riuscite più a girare il cerchio, tornate indietro di 3 scatti. E provate a tirare il freno a mano dentro. Se blocca, in teoria dovrebbe essere un settaggio ottimale. Comunque, a questo punto, scendiamo, vediamo il risultato finale, perché comunque passare dal disco come era prima, tutto rovinato, verniciato, arrugginito, a comunque un risultato del genere, che è simile, anzi è lo stesso risultato che c'era anteriore, verniciato, ha un impatto estetico notevolmente differente, non cambia magari tanto dal punto di vista prestazionale, anche se comunque un impianto frenante nuovo si comporta sicuramente meglio che uno vetrificato come quello. A questo punto, dopo aver terminato il montaggio, poi vi farò passare adesso delle cinematiche della espressione attuale di dischi e pastiglie che comunque fanno il loro impatto estetico. Abbiamo provato la macchina. Per il momento, frenato ovviamente sembra a posto, comunque c'è la vernice che sta andando piano piano via dai dischi. Mentre per quanto riguarda l'attuazione freno a mano, è migliorata notevolmente, ma non siamo ancora al top. Adesso, se sono in discesa e tiro il freno a mano, la macchina sta ferma. Ma siamo passati dai, mi sembra, 10-12 scatti, comunque tanti, a più o meno 6 scatti per andare completamente in bloccaggio, in discesa, mentre in piano 5 più o meno. Fatto ciò, vi faccio vedere come resettare il service direttamente dal cruscotto senza interfaccia OBD o diagnosi di qualsiasi tipo. Allora, prima cosa. Tutti gli sportelli chiusi, entriamo in macchina, inseriamo la chiave, mezzo quadro, quindi semplicemente accendiamo il quadro e aspettiamo che scompaiano tutte le spie. Dobbiamo arrivare, prendo il telefono, dobbiamo arrivare praticamente nella situazione in cui sopra, dove abbiamo il BC, non c'è assolutamente niente, quindi in questa situazione. A questo punto dobbiamo tenere premuto il tasto del reset parziale di chilometri. Per un paio di secondi ci dirà l'avviso e siamo finalmente dentro il menu. A questo punto usiamo direttamente la levetta che c'è sul devio luci e scorriamo fino a cercare la voce del freni posteriori. A questo punto teniamo premuto il tasto BC per il reset. Ci chiederà: vuoi fare il reset? Sì, teniamo premuto un'altra volta. Compare l'orologino. Reset effettuato. Controlliamo quelli anteriori che effettivamente non abbiamo resettato quest'estate. Come una bravissima persona, quindi provvediamo a resettare anche quelli con 5.000 km di più, 10.000 km di ritardo. E niente, olio freni che ho fatto da poco, check del veicolo che ho fatto anche questa da pochissimo, revisione, vabbè, è tutto quanto. A questo punto, per confermare il tutto, spegnete il quadro, togliete la chiave, reinserite la chiave, accendete il quadro e per vedere se avete resettato tutto correttamente c'è Service Info e ci cerchiamo direttamente pastiglie posteriori 47.000, pastiglie anteriori 28.000. Spero che questo breve video vi sia stato utile e la mia faccia di adesso che sto morendo di mal di testa non sia troppo visibile. Iscrivetevi al canale, se avete qualche domanda scrivetela sotto nei commenti, ci vediamo in prossimo video. Ciao ciao!